Bentornati ragazzi. Ciao amici. 4 Cavalieri d'Apocalisse episodio 21. Non 22. No. No, 21. Vabbè. Prima season. Prima season, esatto. L'ultimo episodio si è concluso con un colpo di scena abbastanza power. Pazzesco. Perché c'erano Garand e Melascula di nuovo in vita. Li ha riportati. A parte che caos, aspetta un attimo. Errore mio, non sono mai stati morti. Perché Galand era pietrificato, Melascula era nella boccettina di Merlin. Bravo. Perciò, sì, ci hanno corretto nei commenti, sempre sul pezzo, i ragazzi di YouTube e Patreon. Perciò, niente, erano sempre in vita, semplicemente li hanno liberati e Arthur gli ha dato il potere del caos. Perché li abbiamo visti un po' tutti, esatto, un po' diversi. Esatto, no? Quindi vediamo. Iniziamo ragazzi, un bel commentino, un bel like e noi partiamo subito. Caos. Cavaliere dell'Apocalisse contro Servi del Caos. Wow. Adesso raccontando. Raccontando la storia, guarda lì. Dei sette. Sì. Drole. Però posso dire una cosa? Questo è molto da ipocrita da parte di Arthur, però. Ricorrere alla forza dei 10 comandamenti, lui che dice voglio creare un mondo di umani e mi affido solo agli umani. E poi rompe il cazzo che i demoni gli hanno distrutto Camelot. Adesso ricorri al potere dei demoni. Questo secondo me è molto da ipocrita e dimostra quanto sia instabile. Sì, però vuol dire che da solo non sei capace. Vogliono neanche scalfiti. Quindi in teoria sono più forti di come erano. Sembra. Porca troia. Un gigante, una fata. Ah, ha fatto apposta a uccidere le altre razze a parte gli umani. Sì, perché loro comunque sono al servizio di Re Artù. Sì. Perciò gli umani non li faranno fuori, ma assurdo comunque. Cazzarola, sì. Con un colpo così poi, no? Sì, sì. Mamma mia, come vorrei che Meliodas gli dà due schiaffi a Galand. Sì, difatti mi chiedo qui perché... Bah! Boh, magari adesso ancora non lo sa, sono appena arrivati, però... Ci starebbe qua l'intervento comunque almeno re, di Meliodas, sì. Esatto. Sì, sì, già che qua è in zona in teoria. Esatto. Che poi Escanor li ha fatti fuori da solo a loro due. Sì. Ah, è Gil lui, ok. È vero. Esatto. Ci vuole il tuo intervento. Ma forse adesso i quattro sono più forti. Cioè, buono. Infatti no. Non lo so, cazzo, perché Meliodas è forte. Cioè, è fortissimo. È... Non penso sì, che sia vicino. Allora, io credo che i quattro cavalieri dell'Apocalisse, se si allenano... Sì, sono all'inizio loro. Diventano più forti dei sette peccati capitali. Però, attualmente no. Ma si teletrasporta pure. What the fuck? Ah, è confermato allora. E Parsifal? Wow. Una fata. I figli. Un paio. Mokushinoku no Yonkishi. Vedi, signorina Gawain. Nipote del re Arthur. Nipote. Nipote? Beh, nipote
Beh, se la nostra teoria potrebbe essere plausibile, Merlin l'ha cresciuta da sola e Arthur l'ha aiutata, può essere uno zio, magari, non lo so. Porca oppure miseria, boh. La figlia di Merlin e Escanor. Sì, però appunto diceva Franz in un commento che lei è nata dalla cicatrice di Merlin che le ha lasciato Escanor. E mentre la cicatrice che l'ha lasciato... Dalla bocca gli è uscito. Sì, sì, strano. No, ma tipo... non so, è quella cicatrice che Escanor ha lasciato a Merlin che... Gli ha cosa in qualche modo lasciato la sua grazia, anche una parte della grazia in quel senso. È una roba così, non so. Però visto tutta la magia che c'è in Escanor, tutta la magia che c'è fra loro, tutte queste cose magiche potrebbe anche essere. Cavolo, assurdo. Però la Visla l'ha confermato. È super. Porca puttana. Così. Troppo grosso, cazzo. Troppo grosso. Però fa vedere Escanor, mi gasa. Sono comunque. Sì. Cazzo ridio. Vorrei vedere Arthur in azione. Ma non ha un braccio. Ah, giusto che gliel'ha mangiato il cazzo. Cazzo. Ma come cazzo ride, oh? Però mi fa spaccare. Porca troia. Che cazzo è? Però li assorbe. No, sono loro che sono forti, secondo me. Sì. Sempre così puro. Vai che andrà anche Percival adesso. Con le ali. Non nominare Escanor, maledetto. Mi piace sta cosa che lui è ferito da questa cosa perché l'ha proprio umiliato, ti ricordi? Sì, sì, sì. Mi piace sta cosa perché ci sta. Sì, sì, sì. È confuso, eh? Sì, molto, sembra. Sembra un po' la magia di Gother quando controlla le persone. Bravo, sì. Adesso è impazzito. Cavolo, ma ha una potere magico anche per il trasporto. Merlin. Per forza. Sì. Però è fortissimo. E poi lei è sempre così, non solo quando c'è il sole. Sì, ma mi sembra. Infatti, cioè, immaginati se anche lei riesce col sole tipo a potenziarsi, cioè diventa una roba indistruttibile. È vero, ma noi da quando siamo arrivati a Lyonnes c'era sempre il nuvoloso così? Boh, magari è più uno come Escanor che diventava grande. Cioè, boh, no, si potenzia. Esatto, oppure cioè, può decidere lei se sfruttare l'energia del sole oppure no. Escanor poteva decidere alla fine, no? No, diventava grosso e basso. Esatto, no. Cioè, diventava man mano più forte, non penso che potesse deciderlo. Comunque, niente, di parlo alla fine, vai. Sì, infatti mica i demoni si rimarginano.
Adesso so fare anche le bombe a distanza. Sì, veramente pazzesco. Era mio. Mamma mia. Ark. Cos'è quel coso? E lì la sanguinare. È fiero di sua mamma. Così facile, veramente? A lui non vuole essere come Meliodas. Visiera a forma di stella, ti ricordi? Ah, è Lancelot. Grande. Grande. Senta il serpente, ti ricordi il serpente? Non mi ricordavo così grande però. Ah, era gigante, sì. Oh! Oh mio Dio, raga! No, mio Dio! Oh! Madonna! Può farlo adesso, può farlo così a piacimento. Riesce a controllarlo adesso, probabilmente. Che stile! Il principe dei demoni. Madonna, lui è una accoppiata fortissima. Pazzesco, sì. Lui è illegale se pensi ai suoi genitori, comunque. Grande. Ci vuole farsi qualche li tira sul morale. Sì. Si vale tanto. Lui è tipo la mascotte. Sì. Sì. Lui è fighissimo, però. Lancelot è il... No, voglio vedere di più! Che palle! Vediamo solo se c'è qualcosa. Forse c'è, speriamo. No, non c'è. Oh! Sono troppo fighi questi episodi. No, volevo dire, prima che mi dimentico, allora... Ah sì, quando Galen continuava a chiamare Escanor, 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 che lei ha detto chi è questo Escanor, pianta di dire quel nome, no? Non ha detto chi è. No, però ha detto... Smetti di dirlo. Hai ragione. Non ha detto chi. Però è. Non sembrava che sapesse chi è, comunque. Anche a me all'inizio ha dato questa impressione, però alla fine no, alla fine che gli ha detto, tipo, appunto, smetti di ripetere il suo nome, mi sembrava quasi più... Ah, dici che lo sa, quindi. Di sentirlo. Non lo so. All'inizio a me sembrava che potrebbe non saperlo. Lo sapesse, poi alla fine mi è sembrato che magari lo sa, però non lo so. Sì, però tutto... Perché immaginati, scusami, magari sa che è suo padre, però è vissuto senza il padre, non sa che se n'è andato, magari è arrabbiata con lui. Ah, magari so. Merlin gli ha detto che... non gli ha detto la verità, ma gli ha detto che magari non c'è, basta. Beh, non sappiamo, so. Stiamo ipotizzando. Esatto, non lo so. Però è interessante, mi è piaciuto questo scambio appunto proprio di un nemico che Escanor ha umiliato e... La prima scena in cui abbiamo visto Escanor nei sette, quando è comparso contro Galand e Melascola, proprio loro due e lei comunque che è entrata in gioco, lui ha sentito il potere di Escanor, ci sta, almeno mi ha chiarito e ci ha chiarito un po' di cose. Sono d'accordo. Però mi ha fatto venire ancora più dubbi.
ma mi baso un po' sulla teoria che nipote abbiamo. Di Arthur. Nipote di Arthur. Acquisita probabilmente. Esatto, sì. Molto interessante, molto interessante. Mi è piaciuto vedere tutti questi riferimenti ai vecchi nemici e alle cose. Ellie la sanguinaria, eccetera. È vero, sono d'accordo. Eh? Sì. Poi vabbè, Tristan adesso che ha usato anche il potere dei demoni, è stato bellissimo. Sì. Come ha switchato con le ali d'angelo, le ali da demone, pulito. Minchia, che figata. E sì. È interessante anche questa cosa che lui non vuole essere come papà, quindi un demone, ma vuole essere come la mamma. Secondo me quello è legato un po' al suo passato, perché magari gli faceva paura questo potere. Sì, esatto, sicuramente. Però secondo me è con Parzival che tutto è sempre molto carico, magari Tristan spinge un po' di più, perché secondo me se sfrutta anche bene il potere dei demoni, se sì. Sfrutta bene che impara a controllarlo. Cioè, ciao raga, ciao veramente. Sì, che è poi... invincibile. Che poi secondo me... potere dei demoni non ne sono sicuro, ma è più forte di quello delle idee, però non lo so, è più cattivo, ha un potere, non lo so, distruttivo maggiore, se sì, vuoi, non esatto. Lo so, diciamo che è più distruttivo quello delle idee, è più riparatorio, possiamo definirlo così, sì. Però è stato bello vederlo comunque. Molto, sì. Lancelot super furbo. Adesso vediamo la fattina. Sì, madonna, mi ha fregato anche lui, ricorda molto King. Vero. È vero che è comunque la mamma una fata, effettivamente. Ecco, mi dispiace che non abbiamo ancora visto. Beh, non abbiamo ancora visto neanche Ban e Lianne. Elaine. Però mi dispiace che non abbiamo ancora visto tipo King. Cioè, Ban l'abbiamo intravisto. Comunque c'è il suo figlio, sì. Eccetera. Però Lianne e King. Anche a me dispiace, però comprendo. E ci sta a tenerli per più in là. Per un colpo di scena. Sì, ci sta. Per ora hanno fatto vedere Mel Gowther. Giusto? Sì. Elizabeth. Liz. Basta. Dei sette, giusto? Merlin, vabbè, che non è più dei sette. Però ci sta a tenerli per più in là, secondo me. Capisco, ci sta. Perché ogni personaggio, quando lo introducono, ti porta fuori delle, sai, delle cose passate, delle cose nuove, reazioni ai personaggi nuovi, si conoscono. Ma ci sta, piano piano, secondo me. Poi c'è tempo, a quanto pare, faranno più stagioni. Il manga è molto più avanti, a quanto pare. Hai ragione. Sono d'accordo. Sono curioso di vedere chi è sto guerriero qua che sta andando verso Bartra. Visiera a forma è di vero. Stella, che cavolo è? Cioè, boh, non so. Vero. Vedremo, probabilmente sarà una lotta Meliodas contro questo qui, immagino. E Lancelot andrà ad aiutare. Sì, magari più Lancelot, non so se vedremo già Meliodas. È perché Mel ha detto che va a difendere Bartra. Sì. O forse Lancelot lo intercetta, visto che... sa dove, dove sta, sì, passando. Boh! Comunque tanti intrighi, molto molto figo, stanno facendo un buon lavoro fino adesso comunque in questo sito. Anche comunque le animazioni per ora mi stanno piacendo tanto. Sì, è vero. Belli disegni, è vero, eccetera. È vero, e tutti questi riferimenti escono, mi fanno, placano la mia fame. Impazzire. No, ti giuro, ci sta. Comunque ragazzi, diteci anche la vostra, mi raccomando, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo episodio dei Quattro Cavalieri. Ciao. Ciao ragazzi.